impone che queste case popolari vengano date subito a chi ne ha bisogno. Le liste di attesa del comune di Imperia sono ormai chilometriche, bloccate da decenni. Abbiamo bisogno, la città ha bisogno di case popolari subito. Vuol dire che per il neoliberismo, per la gestione economica della vita, di tutta la nostra vita, i poveri non possono stare in centro. In centro ci devono stare i ricchi, le case belle sono per i ricchi, i poveri forse per 10 anni avranno una casa in periferia. E invece noi pensiamo che questo posto, proprio di stare al centro storico, proprio di stare in mezzo a tutti i beni comuni di questa città, al fatto di poter stare al mercato, debba essere data a quelle persone che non possono permettersi, le cose sono anche anziani. Questi sono i posti per gli anziani poveri, non per i ricchi professionisti. Bravo! Quello che si è consumato, un palazzo intero in centro che doveva diventare alloggio per i bisognosi, doveva diventare casa popolare, diventerà l'ennesimo palazzo venduto a prezzi inaccessibili, quando c'è gente, famiglie, anziani che non hanno casa, che sono sfrattati, che non sanno come andare avanti. Non abbiamo bisogno di lussi eccessivi, noi chiediamo casa popolare, non la chiediamo per noi, la chiediamo per la gente che la merita, per la gente che da anni è in lista, per la gente che da anni è costretta a pagare affitti sanguinari. Vogliamo la casa come diritto, il diritto alla tranquillità di avere un luogo dove stare, ad un canone giusto, ad un canone basso, ad un canone che non sia quello dei prezzi del mattone, che non sia quello dei 600-700 euro che si devono spendere per una casa di 80-90 metri quadri, per chi ha 2-3 figli e non sa come andare avanti. Ci sono persone che aspettano da anni un alloggio, persone anziane, persone con famiglia, persone deboli. Noi siamo quassù per loro, dovete dare la casa popolare, non dovete vendere questo palazzo, e se proprio questo palazzo va venduto dovete a tempo breve trovare altre sistemazioni. È un'esigenza che non si può più mettere sotto il tappeto. In momenti come questi, momenti di crisi, la casa per chi ne ha bisogno è un diritto. Noi vogliamo vedere non solo riaprire bandi, vogliamo vedere concretamente case popolari ad Imperia, le vogliamo vedere. Sono troppi anni che le liste sono bloccate, sono troppi anni che non esiste un luogo dove si possa andare a abitare ad un prezzo giusto. Lo chiediamo per le persone che non riescono ad andare avanti. Case popolari, case popolari. Alle problematiche per la ristrutturazione, questo palazzo non diventerà più alloggi popolari, ma diventerà l'ennesimo palazzo per i ricchi. Allora noi chiediamo ad arte, chiediamo a chi è in grado di risolvere questa situazione, se la situazione del palazzaccio ormai è perduta, di creare concretamente nuovi posti, nuovi alloggi, perché in questo momento ci sono famiglie che non riescono ad andare avanti, famiglie che vivono sotto i ponti su cui non bisogna speculare, la gente ha bisogno di case, anziani hanno bisogno di case, giovani hanno bisogno di case popolari, vanno dati a chi ne ha diritto, vanno sbloccate le liste di chi aspetta da anni un alloggio popolare. Non chiediamo nulla di più di quello che dovrebbe essere la norma, ossia la possibilità, se si versa in condizioni di disagio economico, di avere credito e di entrare a breve in un alloggio popolare. Che deve riprendere la gente.
perché se sempre un caso per esempio un gruppo caricamento è quello che automaticamente si rimette acqua. Mi sa che siamo l'amministratore unico Paolo Verde, che tutti conosciamo, anche che è venuto. Io non so voi a che punto siete rimasti. Allora, dimmi. Io volevo spiegare bene a te il perché di questa azione. Noi è una cosa, è un tema, quello delle case, che seguiamo da tempo per diciamo così numerose ragioni, e la vicenda del palazzaccio è una vicenda emblematica di quello che è il malgoverno della città di Imperia. Un palazzo che dall'amministrazione Verio era stato venduto all'arte con lo scopo preciso di farne case popolari in centro, con l'idea politica di fondo di fare case popolari in centro, cioè alloggi per gente che non ha soldi in centro, perché si voleva dare un segnale preciso con questa scelta. Qui conosciamo tutte le varie trasformazioni, sappiamo che la Giunta Sappa ha trasformato quello che era un usufrutto di 99 anni in una vendita totale di questo palazzo all'arte, e la possibilità all'arte di vendere metà appartamenti e metà tenerli, più i quattro negozi a pian terreno. E sappiamo anche la situazione in cui tu ti trovi ad operare, che sei appena arrivato, cioè con la necessità da parte dei notabili dell'arte di vendere interamente questo patrimonio, perché è una situazione. Perché è una situazione economica difficile per l'arte, perché c'è da finanziare il mercato coperto a Porto Maurizio, perché ci saranno da destinare soldi futuri alle case popolari a Caramagna. Ora, il punto politico fondamentale di tutta questa questione è che non è in questo momento di crisi economica non è possibile aspettare, non è possibile sentirsi dire che venderemo queste case per fare future case popolari a Caramagna. Non è ammissibile in questo momento, in cui veramente la crisi si fa sentire sulla pelle delle persone, e in Imperia le liste di attesa per le case popolari sono bloccate. Cioè noi ragazzi che cominciamo a essere in età di andare a vivere fuori, non abbiamo mai visto sbloccare queste liste di attesa. Il punto è questo qua. Quello che contestiamo alla vecchia amministrazione dell'arte, e che invitiamo te, di cui siamo veramente contenti che sei venuto a confrontarti con noi, anche il volantino, insomma, era un invito molto caldo quello rivolto a te, non era un... No, sono venuto senza letto, ma... anche perché l'abbiamo... anche perché l'abbiamo diramato proprio all'ultimo. Allora, il punto è, ma come cacchio è possibile che nell'unico ente in cui... l'unico posto in Imperia in cui il centro-sinistra è realmente al potere, non fa scelte diverse da quelle che fa un'amministrazione di centrodestra. Ci vuole coraggio, ci vuole amore per la città, perché queste case qua sono una necessità. Una parte delle case popolari, ma ad esempio l'abside per le associazioni era una roba che se ne parlava da anni in Imperia, ed era un'efficienza reale. Gli studenti, tutte le decine di associazioni culturali, da quelle più di sinistra a quelle più schierate a destra, non è che sto dicendo, però vedi, tutto questo in una bolla di sapone nel giro di un attimo. No, vendiamo tutto, perché poi faremo case popolari più avanti, no, forse. Questa è la politica dei due tempi. La politica dei due tempi ha fallito nel centro-sinistra 5-6 anni fa, e fallisce anche adesso. Il punto fondamentale è che queste case sono finalmente pronte. È 20 anni che stanno andando avanti, ci sono contenziosi milionari con le ditte che le hanno costruite, però c'è anche un impegno della regione a metterci dei soldi qua dentro, no? Che potrebbero poi andare a eliminare tutti i vari contenziosi che ci sono con queste ditte. E allora... Il contenzioso di 6 milioni di euro, però patteggiando se si potrà... Questo è un discorso che andrebbe fatto solo per la parte economica, a capire come va a finire. Il contenzioso che
spero sul solo. Però non scendiamo sul tecnico, no, cioè, il punto politico è la sua oltre. E poi ti lascio io, la sintesi qual è? Cioè, la sensazione qua, devo dire che siamo spiegati a te, che noi ci siamo documentati, ma tu sei sicuramente più di noi. Io sono appena arrivato. No, ma dico, di quello che riguarda la situazione del palazzaccio, mi sono preso di tente prima, non facevi comunque un occhio della verità, sicuro sei informato su sta roba. Il discorso è che noi sappiamo che c'è stato potenziato da 6 milioni di euro, tu sei arrivato e sicuramente ci sono delle problematiche forti legate a sto palazzo. La cosa che sto palazzo venga venduto è scandaloso. Quello che chiediamo è se proprio a sto punto, tanto quanto può così alla lingua, la situazione viene sparta, però che vengano fuori delle case a tempi brevi, questo è l'impegno che chiediamo di darle, ma a tempi proprio brevi, nel senso perché anche sta roba che c'è comunque Forza Nuova esce e va a scusare News a denunciare la gente che vive sui ponti. Questa roba qua è scandalosa, perché c'è gente che vive sui ponti, non sanno so dove cazzo andare, cioè questo è il punto, no? Tutto qui in sintesi. Comunque io se, poi se posso fare un piccolo breve intervento, certo, poi vi per rispondere a tutti. Allora, voi sapete perché era nelle cose che il tentativo, lascia perdere la situazione economica, di dove è nato, ci mancherebbe, il primo progetto l'avevo fatto anch'io tra l'altro, quindi so bene che devono essere tutti alloggi in un certo punto. La situazione che era in itinere, che si pensava di per traguardare un ipotetico pareggio di bilancio o con un minimo di prezzi che inizialmente si pensava per la totale vendita del palazzaccio totale, perché questo era ormai nelle cose, no? Lo sapete anche voi, era per traguardare un pareggio di bilancio. Adesso non parliamo, poi parliamo di quello che facciamo qui da qui di sopra. Però sul palazzaccio, per cui ci sono 30 alloggi, il tentativo o comunque l'idea per fare un pareggio di bilancio era di vendere tutti i 30 alloggi. Allora, io non sono andato là a far politico, comunque minimamente la faremo, ma noi chiaramente lavoriamo per i denti e lavoriamo per la regione. Io la cosa che ho potuto fare è che abbiamo già comunicato per lettera, chiaro che non è l'idea iniziale, perché l'abbiamo comunicato con lettera, l'ho firmata l'altro ieri, previo incontro con la regione. Noi dei 30 alloggi probabilmente non sarà sufficiente a placare, diciamo, le esigenze immediate, però dei 30 alloggi rispetto alla vendita totale, io ho chiesto e ho ottenuto, penso e spero che riusciremo ad ottenere, capisco chi sarà qua, il mantenimento dei 6, cioè il mantenimento dei 6, che da 30 a 0 è diventato leggermente il 20%. E per quanto mi riguarda dal punto di vista economico, perché non siamo più un ente che deve stare in piedi per altri, dobbiamo stare in piedi da soli, per cui io non voglio arrivare lì e morire nel giro di 2 anni. Perché il palazzaccio, se non ne vendiamo una buona parte, è una partita economica che non sta in piedi. Perché se non facciamo quella partita lì, non facciamo neanche Caramagna. Non è che io ti dico facciamo Caramagna. Facciamo Caramagna perché il palazzaccio si fa e va avanti a certe condizioni. Per cui la novità, che probabilmente tu sapevi perché ne ho parlato con Carlo, quindi la novità che abbiamo, che ho pensato e comunicato per lettera ufficialmente, è quella del mantenimento dei 30 di 6 anni. Che sarà poco, però rispetto all'idea iniziale qualcosa è cambiato. Di più materialmente in questa fase niente. Ho parlato anche dell'abside, ho parlato anche dei negozi dell'abside, quello che mi è stato risposto è gli spazi, poi mi direte di no e ne possiamo parlare, ne parliamo anche col comune, mi farò carico di parlare. Cioè gli spazi per le associazioni, mi dicono, da quello che ho capito, che tra qua, la piazza Dante, e adesso non so quali altre strutture del comune non mi vengono in mente, cioè l'esigenza non si apre. Quindi il palazzaccio, la situazione rispetto a quello che si pensava prima, è cambiata. Minimamente, tu mi dirai, però ti assicuro che non è stato neanche facile ottenere da parte mia, ottenere questi 6. Cioè, dai 30 che si pensava, io sono andato là dentro e ho detto no, i 30 non va bene, manteniamone almeno una quota. E la quota chiaramente è venuta fuori anche da che cosa? Non solo dal conteggio economico, dal fatto che comunque c'è una scala A e una scala B, peraltro quella zona lì sarebbe la scala B, è questa qua, diciamo, verso ovest, dal punto di vista dell'esposizione quadrata, e anche la migliore. Io sono, in questo momento, sono riuscito a tenere il freno. Cioè, il lavorare sull'abside e sullo spazio sotto mi risulterà, ve lo dico, sicuramente impossibile. Ma infatti, lo scopo, punto 1. Nel frattempo, sono partiti due cantieri, che sono quello di 17 alloggi, totalmente dietro Piazza Ricci. Il mercato è un'altra cosa, non andiamo a finanziare. Non puoi farli passare. Partito il cantiere, ma le scelte sono già state fatte.
del piano, diciamo finanziato 10 anni fa, cioè non li puoi ripetere in questa partita, Paolo. Scusa Paolo, io capisco benissimo la difficoltà in cui tu ti trovi, Caramagna, noi abbiamo un finanziamento, parlate una per volta, forse si capisce qualcosa. Caramagna, c'è un progetto sportivo, io sono arrivato da... No, ma non sto, Paolo, non sto facendo, se volete, stiamo semplicemente dicendo questo. Caramagna, io ho detto Caramagna, se non ottengo lo spostamento dei fondi, perché su Caramagna abbiamo su 4 milioni di euro 900.000 euro, 890, adesso le cifre non me le ricordo, comunque siamo sul 20% di finanziamento. Io ho detto Caramagna non lo faccio, Caramagna io non apro un'ulteriore partita, perché la partita di arte è su tutta la provincia e non so bene per quale motivo, sono tutte molto difficoltose dal punto di vista urbanistico, economico, diciamo proprio materialmente dei lavori. Caramagna io non faccio. Paolo, ma scusa, ma com'è possibile ora che è una roba tipo il porto di Imperia che di legale ci aveva zero, ha trovato in 2 giorni tutti i permessi per fare tutto, no? E c'è quel libro uno per volta e partono i lavori. Una roba sull'edilizia popolare ci sono sempre i problemi. È una questione di volontà politica. Io capisco, scusa un attimo, io capisco la difficoltà tua tecnica che ti trovi a dover entrare in una gestione fallimentale, ma non, non solo di Semeria, una gestione fallimentale della Italia in questa parte. Della gestione dell'edilizia convenzionata in provincia di Imperia. Ti trovi in questa situazione, va benissimo, lo capisco, però non è ammissibile, noi non possiamo starcene al fatto che tu mi dici sono riuscito a salvare 6 appartamenti, perché non è stato, perché devo ribaltare quello che è la realtà delle cose. L'edilizia popolare a Caramagna hai 800.000 euro, ci sono 1.600.000 euro che la regione sarebbe disposta a dare da mettere lì, non ci sono dei soldi che la regione può mettere lì. Infatti, quello che contestiamo noi, il punto politico che contestiamo noi è la politica dei due tempi, cioè il fatto che si dica abbiamo già 900.000 euro e li mettiamo da parte per l'edilizia popolare a Caramagna, magari ci mettiamo di venderli perché non siamo in piedi, cioè quello che... Ma perché nelle migliori delle ipotesi tra 20 anni sono finiti a fare la linea Caramagna, ma tra 20 anni non servono come adesso. Allora quello che noi diciamo, ed è una questione chiara di scelte, quello che è piuttosto tutto quello che è destinato a Caramagna, quello che la regione vuole mettere su questo palazzo e che tu stai cercando di spostare su Caramagna, rimanga su questo palazzo, perché questo palazzo tra un anno è pronto, non tra 30 anni. Tra un anno potrà andare a soddisfare le esigenze della gente. A me sembra che non c'è una forma di vista. Pareci che quello che gli ha fatto, avere case qua, è cambiata, dei villaggi, ci devono stare in piedi, e i fondi non arrivano, io non so se non mi passo, ti assicuro che adesso puoi capire quanta vita. Però la questione, noi dobbiamo stare in piedi, io ieri sono entrato dentro e mi ha detto siamo andati sotto col bilancio, va bene? Non so neanche, cioè, io sono entrato dentro e mi ha detto quello. Visto che sono la camera, la posizione è la camera, e noi lavoriamo su più fronti. Lo capisco che questo è finito e gli altri no, ma lavoriamo su come puoi fare curatore fallimentare. Bravo, se non ti fa proprio perché puoi fare curatore fallimentare. Secondo me, agire con questo non ci devi dire. Che cosa? No, nel senso che, cioè, la situazione non è così, se il curatore va nella tavola, proprio perché non vuoi fare quello. Cioè, secondo me, secondo me, quello che avete smesso di fare è ragionare in termini urbanistica, cioè quel posto lì, metterci le famiglie di Imperia, metterci la gente che serve di sopra, ha un significato urbanistico, e queste cose qua. Cioè, se continuate a ragionare solo con l'occhio ai bilanci, non avrete mai i bilanci in ordine, perché sarebbe benissimo, perché se non c'è da fare i soldi, no? Se non c'è a chiedere i diritti, dove arrivano i soldi? Se un po', se un po', vi vendete le cose, queste cose qui le ridurranno sempre finanziamento, finché non ci sarà una società civile così.
non ci sarà più, finché non cambia il tipo di mente. Adesso io ti dico, prima di far politica là dentro ho bisogno di far partire certe cose. Ma il problema è quello, io credo, sicuro che in 15 giorni vai. Ma non è che c'è il ci abbiamo, diciamo, la proposta che faceva lui, impuntiamoci su questa cosa qua, impuntiamoci mica voi come altri, impuntiamoci come società civile sul fatto che bisogna dare un segnale, bisogna dire che i poveri hanno il diritto a vivere in centro, non devono essere per forza sbattuti a Caramagna, dove non c'è manco un altro, che la gente anziana che è in lista da anni per le case popolari ha diritto a stare in un posto e può andare al mercato dove sempre andato, perché questo è un valore sociale tanto quanto parecchio di provincia. Credo che vada detto questa cosa qui. Cioè, e partiamo da lì, perché se non partiamo da lì non ci avrai neanche quel bilancio enorme. Spieghiamo ancora una delle richieste e poi facciamo rispondere Paolo. Abbiamo 20 anni di inseguimento del pareggio del bilancio, che è solo peggiorato le cose, poi è solo prima che vanno via i giornalisti e poi va bene. Non ho fatto nessuna segnalazione. Il discorso è che ultimamente gli ospedali stanno riempiendo di persone che vengono sfrattate. Noi ne abbiamo avuti due ultimamente nel nostro reparto e quindi penso che l'arte, anche presso il comune, all'intervento dei consiglieri di opposizione, debbano fare un lavoro proprio di censimento di ogni spazio disponibile, proprio perché comunque questo problema, penso che io non l'ho mai vissuto negli ospedali, però adesso ci piazzano, la direzione sanitaria ci impone di prendere delle persone che deteniamo 30-40 giorni perché non sanno come risolvere la situazione. Quindi questa è una segnalazione importante, perché un letto di ospedale sapete quanto costa al giorno, se viene quantificato sono circa 600 euro, quindi ti volevo appunto informare di questo dato. Quindi sono 50-80 persone che comunque stanno protestando perché comunque le liste sono bloccate per assegnazione e senza dimora li vediamo. Io scusate, mi sto occupando di altre cose, devo dire, sulle liste e sull'occupazione sono chiaramente per ora impreparato. Stiamo cercando di sbloccare da altre cose. C'è il punto, che al di là del pareggio di bilancio, delle questioni di 8, 16, 24, cioè che se in vero ci sono dalle 50 le tante persone che dormono in stazione, che dormono al parco urbano, che una volta a settimana Forza Nuova se ne esce denunciando la cosa. Cioè, se ci deve fare un ragionamento sopra, cercando anche, va bene il discorso tecnico, ma se ci deve fare un ragionamento sopra, anche perché come si diceva l'arte, è l'unica cosa, forse, ancora in mano, sempre sinistra, e non è possibile stare solo a parlare di bilancio, stare solo a parlare di quello. Cioè, parliamo che ci sono tante persone ad Iberia, che non hanno una casa, che non hanno un posto dove venire. Adesso non è solo una questione su arte, è ovvio che questo problema a casa deve avere anche dei risvolti politici, poi non è che si può costruire un pacchetto ad arte, dei risvolti politici, perché poi comunque da, diciamo, da forza politica è più alto possibile. Il discorso, prima di lasciare la chiusura, non è che abbiamo fatto stazione qua perché abbiamo detto, hanno fatto Paolo amministratore, mettiamo gli esicolori nel sedere, no? Sono venuto, non voglio interrompere, pensando quello. No, ma non sapevo chi c'è, io sono venuto peraltro sono venuto lo stesso e Carla tra l'altro ha detto è stato coraggioso, io sono l'ultimo dei coraggiosi, sono venuto lo stesso, infatti questa cosa che sei venuto secondo me degli stima, ti lasceremo anche il diritto di chiudere tutti i nostri interventi. Io ti volevo solo dire brevemente, non è una questione, cioè non è che Semeria ci sta più simpatico di te, anzi il problema è che il momento ci ripone delle scelte, noi quando abbiamo la cosa chiari, vogliamo essere di stimolo, anche su Ari, abbiamo citato anche te, riponendo lui non solo fiducia ma anche aspettative di testa mai inattivi. Quindi il discorso è questo, se proprio è sfascia, se non ci sono un impegno, non solo da te, ma che tu possa anche come amministratore sbloccare un mondo politico, non solo ma largo, affinché comunque vengano fuori delle situazioni, cioè, spiace dircelo, io so che tu lo farai, però qua c'è da buttare fuori il sangue, questa situazione in cui ci si trova adesso. Basta. Quindi in definitiva chiediamo da parte tua un impegno a rivalutare l'affare Palazzaccio, a considerare il fatto che probabilmente a nostro avviso è meglio, è politicamente e tecnicamente più giusto far sì che gli alloggi popolari che ci sono, che sono pronti, vengano realmente resi fruibili, piuttosto, a discapito, piuttosto
di altre costruzioni popolari, vedi quello di Caramagna, che è un progetto importante, però è un progetto troppo a lungo termine. È un progetto troppo a lungo termine che in questo momento non ci possiamo permettere. Quello che ti chiediamo è un impegno a valutare questa cosa qua, anche di fronte ai giornali. Allora, io, guarda, chiaramente mi trovi sensibile su questa cosa, perché vi giuro, la prima cosa che ho fatto lì dentro, ho preso il palazzaccio. Tu mi dirai giustamente, ma sono il primo io a capire che non è sufficiente, ma cambiando di livello e portando a casa, scusatemi, senza che nessuno me lo chiedesse, una quota percentualmente inferiore alle esigenze, ma sicuramente che non metteva in crisi totale la parte economica, che avete ragione, non si ragiona solo su questo. C'è scritto azienda regionale territoriale dell'edilizia popolare, insomma. Purtroppo non è più così, non fa solo più quello, e ci sono certe operazioni. Questo secondo me è una delle cose che andrebbe chiarita sugli arti in generale. Sul fatto che a mio avviso dovrebbe tornare a fare, però non ho gli strumenti per dirlo in modo organico e strutturale.